questo film, devo dire, non ce n'è una perché mi sono divertito con tutte le scene da inizio alla fine. Forse le scene che ti divertono più sono quelle anche un po' più improvvisate. La prima, la scena proprio del risveglio di Moreno, che io mi sono molto divertito. Perché era improvvisato, quindi abbiamo improvvisato cose che neanche lui si aspettava e quindi è rimasto un attimo. Alfonso è un omosessuale del sud, quindi con tutte le... cioè è dedito alla casa, alla famiglia, gli piace cucinare, preparare da mangiare, è un po' mamma, diciamo. Invece Moreno è più fashion, è più maschio, nel senso che in casa non fa nulla, poi in realtà è quello poi più fragile dei due, in realtà anche se apparentemente il personaggio di Alfonso sembra molto fragile, in realtà quello, il vero fragilone tenerone Moreno. No, mi viene molto facile, mi diverto molto. Secondo me per un attore è fondamentale, almeno una volta nella vita, interpretare il ruolo di un omosessuale, perché ti porta su un piano che è totalmente opposto a come magari tu invece sei, e quindi ti fa anche scoprire anche una fisicità diversa. Cioè, secondo me una volta nella vita bisogna farlo, ed è molto divertente. Perché... Ti liberi! Liberi!